Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda il PC, è tipo martedì mattina, ho già chiamato e diciamo ha provato a fare il reset del BIOS. Il BIOS non ne vuole sapere, stasera riprova, quindi vediamo un attimino. Purtroppo è andata così, non ci possiamo fare nulla. A parte questo, siamo andati comunque avanti per quanto riguarda i cuccioli, il Raptor è cresciuto. Alto, c'è anche un altro livello. Io cominciamo a mettere tutto quanto danno, vediamo a quanto arriva. L'unica cosa, ho provato a far funzionare la medical station e c'ho la brutta sensazione che è stata disabilitata sul server, il che mi sembra palesemente una mezza fregatura, nel senso perché questa praticamente dovrebbe funzionare con le bevande curative. E fin qui tutto ok. L'unica cosa, anche se la cura è attiva, vedete qua fa disabilitare, quindi in realtà dovrebbe essere attiva, in pratica però non funziona. Quindi diciamo, o palesemente buggata o più probabilmente sta disattivata. Però anche lì, che cavolo vi ammette una mod se poi vabbè disattiva le varie cose. Ma a parte questo, più che altro cioè l'Optero ancora 10.000 di vita, se è full. Ma se tipo ci rimane il T-Rex elettrico dov'è? Esattamente. Ah, ok. Se tipo ci rimane il T-Rex elettrico a 9.000 di vita, ma spiegate col Daedonte quanti millenni, perché non parliamo di minuti o d'ore, quanti millenni ci vogliono per portarlo full vita? Cioè, così per dire. Poi con i prossimi tier che ci avranno milioni di vita, non voglio immaginare. Però, a parte questo, per quanto riguarda la gabbia, però non voglio portare anche la scimmietta dietro, che mi sta simpatica. Per quanto riguarda la gabbia, è praticamente pronta. L'unica cosa, vorrei fare tipo uno storage. Che almeno così giriamo con l'Optero senza nulla. Un po' meglio, no? Ma un po' più veloce, ecco. Allora, per quanto riguarda la gabbia, l'ho costruita. Non so esattamente se c'entra il drago. Ci ho messo il portone, quello gigante, quindi spero di sì, potenzialmente. Tra l'altro qui c'è un allosauro. Niente di che, 110. Tra l'altro con un aggiornamento di una delle mod, non mi ricordo nemmeno quale sinceramente, come vedete i dino qui sono diversi, quindi il drago purtroppo è despawnato, anche se in teoria bene o male in sta zona spesso e volentieri ci spawnano, quindi non è un problema enorme, ecco. Sento cose elettriche ma non capisco dove. Tipo quella? Quella è normale, questa pure. C'ha la tigre. Tigre elettrica 110. La verità non è male. L'altra gabbia è tipo gigante. Cioè, non so se rendo l'idea, ma se il drago incentra così è abbastanza incredibile come cosa. Purtroppo ora col fatto che i soffitti, scusate, i portoni non c'hanno, diciamo, la colonna di roccia da un lato all'altro, è un po' un casino. Sta fondamenta più storta di così non c'era verso. Più che altro me l'ha snappata strana, vedete? Forse perché il pilastro era storto. Ma a parte questo, in teoria dovrebbe essere abbastanza chiusa, quindi non fa nulla. E insomma, appena spawna un grifone di livello alto oppure un drago, si può provare un attimino ad ingabbiarlo. Come regola l'Optero ci passo. Sì. Neanche senza troppi problemi, ecco. Vorrei provare tipo con un'aquila, però. Se tipo ci scappa. Ci segui un attimo, per favore. Insomma, l'aquila vanilla è veramente lenta, però. Sapete che forse è assurdo, solo dalla parte qua davanti, forse ce la fate uscire.
Ma che cavolo? No, raga, vista la gabbia, è entrata dentro e uscita fuori. Cioè, se non può parlare. Eccolo lì il drago. Vieni qui, per favore. Ma in teoria non ci dovrebbe passare. Vedo. Teoricamente non dovremmo avere problemi. Per il drago la cosa che mi preoccupa più che altro è quanto cavolo è veloce. Tra l'altro quello è elettrico 135. Ok. Non sarà semplice. Perché non sarà semplice. Cerco di lasciare tutto il possibile qua dentro. Almeno così stiamo a posto. Scimmietta, per favore, entra nel criopod perché poco mi fido. La scimmietta ha tipo preso i cespugli. Ok. Non credo ci one shotti. Più che altro mi preoccupa che è veramente veloce. C'è anche il grifone in realtà. 85, non so se ci conviene prendere prima un grifone o comunque un dino elettrico volante. Almeno così, diciamo, se va più veloce. Perché veramente il drago c'ha uno speed che è qualcosa d'assurdo. Sapete che quasi quasi proverei a ingabbiare uno di questi grifoni. Vediamo un attimo però se ce n'è uno magari di un livello un po' più alto da queste parti. Mi piacerebbe prendere il drago, però mi preoccupa lo speed dell'Optero perché è veramente tanto più veloce da noi. Ok, da queste parti niente. Cioè, di solito sta zona è piena di grifoni, oggi non ce n'è mezzo. Vabbè che si potrebbe anche utilizzare il grifone al 75 per ingabbiare altri grifoni di livello alto. Che così magari quello lì, anche se ci tocca, non ci dovrebbe. Sottolinea dovrebbe, one shot. Sapete che forse ci conviene. Ci segue? Non ci segue, cavolo. Scusami, potresti tipo collaborare? Vediamo. No, niente sabbia con l'aquila. Altre scosse elettriche. Che sarà? Un altro c'è un pinguino. Pinguino alfa 145. Piglia al volo il pinguino. Aspetta un attimo. Sta calmo, Pingu. Un attimino, ti addormentiamo al volo. E ti recuperiamo. Non è esattamente il taming che dovevamo fare, però. Meglio pigliarlo un secondino. 145. Fermate un secondo, per favore. Quanto cavolo di torpore c'ha? Ok. No. Ne hai fatti due, per favore. Non tocca il pinguino, aquila del cavolo. Va via. Almeno non rompi le scatole. Spero che non ce l'ho toccato, cavolo. 92% di efficacia, un colpo. Sfortunatamente gliel'ha dato, cavolo. 43 livelli in vita e 43 in danno. Assurdo. Ci è andata bene, nel senso. Se riuscissimo a trovare anche quello maschio non sarebbe male. A parte questo, lasciamo un attimo tutta sta roba qua dentro.
Almeno così si viaggia leggeri, ecco. Vorrei provare a ingabbiare sto grifone. Non so effettivamente quanto sarà fattibile, però. Grifone bello, dove stai? Allora, diamogli un colpo. Lo segue? Non ci segue. Certo che questi grifoni fanno un po' come gli pare. Raga, c'è qualcosa di sbagliato quello, cioè non so se rendo l'idea, ma... Vabbè, killa un attimo i mammut e poi forse ci puoi anche seguire, no? Allora, c'è rimasto nulla. Vediamo un po'. Grande così. Seguici da bravo. Fortuna che ci segui tipo a chilometri. Incazzatissimo. Mi sembra pure mezzo buggata, Aprita. Eh? No, no, torna qui, torna qui. Non capisco se ci segue oppure no. Cavolo, ora sì. Ok, non mi dite che è uscito. Cavolo sì. Non ci credo, ci è passato. No, ragazzi, ci passa. No, ragazzi, stavo scherzando. Se ci passa, non va bene, tipo. Ma che cavolo? Cioè, l'aquila non ci passava, lui sì. Ma che cavolo? Ma sembra un po' strana come cosa, però. Vabbè. Che casino. Vorrei provare tipo a prendere le cose qua dentro, aiuto. Vediamo un attimo quanto torpore c'è. Insomma, questo sicuro c'è un casino di torpore. No. Vorrei giusto vedere quanto torpore c'aveva. Che se non ce ne avesse una quantità esagerata, si potrebbe anche provare. Ci mancherebbero solo un paio di portoni. Allora. Raffittiamone un'altra, queste qui purtroppo sono tipo monouso, a quanto pare. Volentieri piazzandone un'altra. Vedete? Ora in realtà funziona. Però ci ha sostituito quella che c'era con questa nuova. Ma va a capire, cioè, cosa strana. A parte questo, dicevamo, ci mancano due portoni di questi. Così vediamo un attimo se riusciamo a ingabbiarlo, insomma, no? Ora per tornare indietro ci converrebbe prendere uno dei cuccioli, che almeno così stiamo a posto. Le frecce beta, fantastico, ce l'abbiamo. Allora, eccote qui. Vai da peso. Sinceramente col fatto che non ci passava l'aquila mi aspettavo che tipo nemmeno il grifone ci passasse. Onestamente.
Però evidentemente non è così. Più che altro se riuscissimo a prenderne almeno uno del livello anche non troppo alto, poi comunque pingabbiare gli altri è molto più semplice perché ovviamente andiamo più veloce. È più fattibile, no? Allora, ci abbiamo 6 portoni. E uno. Due. Più storti di così non si potevano mettere. Allora. Vediamo un po'. Che cavolo, così mica ci passa, dai. Poi che ci manca questi qui. No, però aprilo dall'altro lato, per favore. Stoptero qui, torna un attimo al criopod. Non so quanto sarà fattibile. Purtroppo ora, col fatto che hanno cambiato l'intelligenza artificiale e Dino, come vedono la gabbia, la spostano, no? Altro il drago è tipo là davanti. Ma quello è idro 95. Il grifone elettrico che fine ha fatto? Elicottero 95, peccato, se era 150 non sarebbe stato male. Lì c'è un aquilozzo. Ah, niente, è normale. Eccolo lì il grifone. Vediamo se riusciamo a ingabbiarlo. Allora, un bel colpo gliel'abbiamo dato. Non so quanto aver gradito. Tipo così però sta fermo. Guarda, finché stai lì, tipo, va anche bene. Oh cavolo. Ci segue? Dai, vieni di qua. No, per poco. Non ci credo. Ci dovrei provare a mettere tipo un pilastro qui. Per vedere se noi riusciamo ad uscire e lui invece no. In quel caso forse anche un po' meglio, no? Purtroppo col fatto che riconosce, diciamo, la gabbia come una specie di trappola, no? Un ostacolo, non so come definirlo. È un po' un casino. Tipo così in teoria non ci passa. Lo sa di sì. Che dovremmo fare in modo che l'Optero ci passa e il Grifone invece no. Allora, vediamo un po'. Fantastico. Allora, grandissimo rompiscatole. Se ci segui. Ok. Dai, vieni su. Ora in teoria dovrebbe essere fattibile. In pratica, ovviamente è un altro discorso. Allora. Ole. In qualche modo è andato. Però col fatto che funziona possiamo anche provare poi con qualche grifone di livello più alto in realtà. Per il momento però questo qui ce lo pigliamo che fa andare in giro.
È comunque utile. Guardate quanto cavolo di torpore c'ha. A livello 75. Cioè, ma se ne può parlare. Raga, ma il drago allora quanto cavolo di torpore c'ha? Allora, più o meno penso una cinquantina di frecce gli abbiamo tirato. Quindi il torpore dovrebbe star messo abbastanza bene. Vediamo un po'. Quasi quasi aspetto che cominci a calare il torpore, almeno così evitiamo di consumare troppe frecce, visto che se questo qui c'ha 80.000 di torpore, il drago probabilmente ci avrà una quantità di torpore esagerata. Quindi da frecce più ne riusciamo, diciamo, a risparmiare, meglio è. L'unica cosa, ci servirebbe qualcosa per curare Dino, tipo un Daidonte. Però possibilmente o Beto Alfa, se c'è, perché non è detto. Che altrimenti per Full Aidino veramente c'è un casino. Purtroppo la Medical Station non funziona, o comunque è stata disabilitata. A differenza di Primal Fear, pozioni per refullare la vita di Dino non ce ne sono, almeno non ora. Quindi è un po' un casino. In tutto ciò il torpore comincia a calare, però comunque è arrivato a 55.000, quindi non male, dai. Allora, vediamo un po', altre 25 frecce, in teoria ci dovremmo essere, no? Insomma, 75.000 su 81. Sta zona qui non è male per quanto riguarda la gabbia, che comunque dai grifoni ne spawnano diversi. Per quanto riguarda i draghi, comunque, a parte che sono tipo velocissimi, quelli veramente si fanno mezza mappa in poco. Però comunque ne spawnano diversi pure qua attorno, quindi non male. Per favore dormi. Dai, su. Manca un cavolo, grande così. Allora, te ne lascerei 5, che mi sa sono anche troppe. Infatti sono troppe. 1, 2 e 3. No, era 43%, quindi 3 ne servono. Allora, grande così. Mica ti serve la sella, no. Ecco, da una parte con la sella è meglio. Griffin Magnificum is Ok. undoubtedly. Tra l'altro, con questo qui è anche comodo, che non è di livello alto, è vero. Però anche per PA drop non è male. Mi piacerebbe addomesticare anche nell'elicotterino, ora, la verità. Allora, qua non ci interessa niente, questa almeno la vorrei togliere. La gabbia, quella grande, è già sbloccata. Questa qui la lascio comunque. What? Si lascia sempre che si apre verso dentro. Per sbloccarla, ecco da qui. Almeno così se serve, è sbloccata. Guardate quanto cavolo è veloce anche senza aplanata. Cioè, non so se rendo l'idea. Ma viaggia? C'è anche un drop, tipo. Non penso ci sia niente di bello, però. Giusto per. Ma che cavolo? Diamo comunque un'occhiata. No, infatti, niente d'utile. Va bene così. Allora, per quanto riguarda il danno, non è di livello alto. Cavolo, però comunque ne fa un casino. Vediamo un attimo se c'è anche un pinguino alfa di livello alto. 135 maschio. Facciamo che ti addomestichiamo un attimino. Ma è una pecora quella. La vorrei prendere solo per sfizio, in realtà. Non ci serve che non ci serve, però almeno ci facciamo la base tutta bellina. A un certo punto, poi anche con una serra fatta come si deve. Allora, questa si lascia qui. Cavolo, tornamene qualcuna, grazie. Alla fine, due pinguini di livello alto ce l'abbiamo fatto a recuperarli, però vorrei vedere le stat.
37, 34. No, in realtà quello. Uè, no. Deve stare tranquillo, però. Pinguino, attacca. Voglio vedere quanto danno fai. Per curiosità. Se fa tipo 100, ci rimango male. Almeno deve fare 400. Ragazzo, pinguino non mi sembra troppo intelligente, però. No, raga, 89, no, dai, che cavolo, non fa niente da danno. Peccato. Però facesse, non lo so, 300, 400. Vabbè che si può riprovare, però. Io volevo fare l'arena da Brood Mother, il modello da facile con i pinguini. Poteva essere veramente divertente. Però purtroppo non fa tantissimo danno, anzi. Cioè non mi aspettavo facesse il danno di un T-Rex, però comunque 89. È veramente poco. Cioè che ci siamo, recuperiamo un attimo un po' di polimero. Ce la faccio a grabbare Corella col grifone? No, c'è anche quella mini. Raga. Quasi quasi ce le portiamo a casa tutte e due. Nuova bellina. È tipo una mini pecorella. C'è sta un casino. In teoria questa qui però possiamo farla crescere solo con le bacche. Peccato che non si può planare così però. Diciamo ora panda in giro con questo qui è tutta un'altra cosa. Più che altro che è veramente veloce. Livello 15 elettrica, mamma mia. Potevi anche evitare di spawnare direttamente. Ecco, l'unica cosa che mi preoccupa è se tipo ci passa un drago sopra casa. Potrebbe non essere una cosa tanto buona. Vediamo se ci fa fare l'imprinting. Non penso. Eh no, perché c'è la mamma che ancora è viva. Però è venuta un'idea. Vieni qui. Ok, tu resti in casa. Andiamo a recuperare anche l'altra. E a sto punto vorrei fare un attimino la piattaforma per l'albero della Redwood, così magari ci facciamo un po' di linfa. E ce la addomestichiamo tutte e due, ma è un grifone quello. Livello 75, niente, pure questo è il 75. Allora, l'altra dov'era? Tipo qua sotto. Diciamo che il grifone per girare su The Island comunque è fantastico, perché comunque la mappa alla fine non è gigante, anzi. The Island è abbastanza piccola come mappa. Poi il grifone è abbastanza veloce, quindi girare è veramente tranquillo. Soprattutto quando dobbiamo cercare Dino comunque del livello alto. Fa tutta la mappa in mezz'ora invece che in 2 ore. La lascio immaginare che è decisamente meglio. Come quando abbiamo trovato il secondo raptor vulcanico. Io non lo so quanto abbiamo girato per la mappa, ma tipo ci è voluta un'eternità. A parte questo, ci portiamo anche questa qui un attimino a casa. Anche se potevo controllare se magari ce n'era un altro. Tra l'altro per quanto riguarda il forno dell'automata è Dark è un po' scomodo. Perché crafta in automatico, ma il vero problema è un altro. A parte che non so dove lascia questo. What? Raga, era tipo, cioè non lo so, prendi due. Ma c'è, non lo so. Ma che cavolo? Ma c'è ancora quell'altra qua dentro. Ma non è che se tipo teletrasportate indietro. No, perché a sto punto mi viene il dubbio.
Ma va a capire, cioè, è veramente strano. Ma tipo quel rampino ti riesco a tirare. No, aspetta un attimo. Vieni qua. Vieni a casa. Da qui andiamo più a curare la piccolina. Ora, per favore, comportatevi bene. State qui. Ole. Purtroppo craft in automatico, quindi per fare tipo 4 bevande curative ci sono volute, non lo so, 700 bacche di quelle rosse. Cose assurde. Allora, a parte questo, ci serve un po' di miele e la linfa. Quindi, la piattaforma per l'albero, gli estrattori già ci sono. Piattaforma per l'albero si può fare. Grande così si può fare, fantastico. Allora, i pinguini vorrei anche lasciarli in accoppiamento, però nel senso mi aspettavo facessero un attimino qualcosa di danno in più. Purtroppo mi sa che l'arena con questi qui non è per niente fattibile. Allora, l'oviraptor è lì, quindi questi ce li possiamo lasciare qui. Vabbè che il mammut quando urla c'ha la riduzione del danno, però vediamo un po', facciamoci un cucciolo con l'imprinting e poi vediamo effettivamente quanto danno fa. Allora, tocca andare un attimo nella Redwood, così ci mettiamo la piattaforma. Non vorrei sporcare la mappa, tipo, lasciando la gabbia e la piattaforma per l'albero. Però con l'estrattore poi è un casino. Quindi purtroppo non ci possiamo fare molto. Al massimo anche lì lo lascio sbloccato. Così almeno se a qualcuno serve la linfa, la può anche recuperare. Per quanto riguarda il miele, in realtà è abbastanza tranquillo. Non ce ne serve tantissimo. Quindi va bene anche pigliarne 5 tipo. Allora, sta zona qui mi ispira. Perché qua per farmare il blood è tipo fantastico. Quindi ci lasciamo la piattaforma qui. Guarda sto grandissimo. No, comportate bene. Facciamo che la lasciamo un po' più in alto. Ah, volevo lasciare più in basso, però. Già avevo visto quello che aveva, diciamo, intenzioni. Allora, sblocco. Intenzioni non buone nei nostri confronti, ecco. Vediamo anche se c'è un elicotterino. Ecco, questo qui è tipo fantastico. Ci dà un sacco di blood. E a noi ce ne serve un casino per fare frecce. Quanta caspita di vita c'hai esattamente? Troppa? Raga, quel pare c'era immortale. Palesemente no. 85, non male. Quel coccodrillo mi sa che è beta. No, è normale in realtà. Vabbè. Elicotterini non ce ne sono. No, eh. Ecco, chissà ora l'estrattore di linfa, però, per farci un po' di linfa quanto ci mette. E non vorrei che le pecorelle desponino, no? Dai, cavolo, ci vorrà un po'. Facciamoci un giro e vediamo magari se riusciamo a trovare anche un raptor di livello alto. Così almeno, diciamo, ci portiamo avanti. Perché con i T-Rex vorrei evitare di fare l'arena, ma per il semplice fatto che fanno veramente troppo danno. Almeno quelli in modalità facile, o comunque quelli in modalità medio anche, probabilmente. La vorrei fare con i raptor. Ecco, tipo sto spino qui è tipo fantastico. Livello 60 ovviamente. Quello lì 150 non ci poteva essere. Vabbè.
Altro un casino tipo che non faccio un giro dal vulcano, vorrei dare un'occhiata. Non ci ho trovato mai niente su sto server online nel vulcano, però non si sa mai. Anche soltanto per vedere se c'è il Giga Alfa, Beta, eccetera, no? Non credo. Però, ragazzi, c'è proprio un cavolo. Ma va a capire. Vabbè. Ecco, chissà i grifoni se si possono accoppiare. Magari evitiamo di scendere dalla sella ora. In teoria dovremmo rimanere sopra la sella. Però, considerando la scarsa fortuna, meglio evitare, ecco. Allora, vediamo un po' anche questo troppo giallo, che magari c'è una balestra potenziata, non sarebbe per niente male. È sceso? Ancora no. Che cavolo stavano attaccando? Va a capire. Ma c'ho l'allosauro. Quello 100, cavolo. Allora, 4 livelli. No, in realtà no, ho letto male. Che ci possiamo mettere? Facciamo questo grifone qui di livello basso. Lo facciamo da trasporto. Poi magari il prossimo di livello alto gli mettiamo tutto danno. Voglio vedere un attimo se rimaniamo fermi sulla sella. Fantastico, sì. Si posa anche a balestra. Meraviglioso. No, ecco. Aiuto. Te stai un attimo fermo. Ma che cavolo. Volevo vedere se tipo era maschio o femmina. No, raga, questi qui non si possono accoppiare, ma so. Ma il nostro drop? Intanto spacco gli alberi, almeno. Se vedo qualcosa. Vorrei evitare di scendere in mezzo a 72 raptor, tipo. A questo punto queste pozioni ce l'abbiamo. Ce le utilizziamo anche, tanto con la medical station non funziona. Per favore, non ti glitchare. Che c'è da bello? Un cavolo. Questo qui però si può, come dire, smantellare. Almeno ci dà un po' di risorse. La cassetta è questa da presa. Torniamo a dare un'occhiata nella Redwood, vediamo se magari ci ha fatto un po' di linfa. Non ce ne serve tantissima, però se almeno ce ne dà un po', sarebbe male. Allosauro 135. Non male, peccato per i livelli. 17 in vita e 18 in danno è veramente terrificante. Da ste parti pure ci dovrebbe essere lo spawn dei Giga e dei Carcharodontosauri. Però purtroppo non c'è nulla. Vabbè, ma nulla. Ah, però, quella è tanta roba. 135 vulcanico. Raga, io gli provo a... cioè, gli provo a sparare una freccia. Ma giusto per vedere il torpore, così ci facciamo un'idea di quante frecce ci voglio. Ma non ci one shot mica qui. Come cavolo ti dovrei colpire? Sì, vabbè, domani, tipo. Ma raga, è tipo un casino anche soltanto da colpire quello. Cioè, probabilmente solo il grifone gli sta dietro. Ma smette di farci consumare tutte le frecce, cavolo. Ma raga, è impossibile da colpire quello. Mi è venuta un'idea. In teoria, se lo tocco una volta. No, raga, non si può nemmeno stordì.
A parte che non ci calcola minimamente. Cioè, ma se anche colpendolo tipo scappa. Come cavolo si fa a prendere questo? No, raga, è tipo impossibile da colpire. Non so quanti cavolo 2 minuti sono passati, ma non sono riuscito a tirargli nemmeno una freccia. Cioè, o meglio, gli hanno tirato un casino, ma a beccarlo nemmeno una volta. Purtroppo va avanti e indietro. Ma a parte che non va attacca, cioè è strano. Cioè tocca tirare frecce in predict tipo tantissimo. Poi a differenza degli altri dino, quando gli tocchiamo, diciamo, la coda con la scarica elettrica, non gliene frega veramente nulla. Lui continua ad andare in giro, insomma. Veramente, veramente strano. Questo qui, l'unica opzione secondo me è tipo il fiore raro. Vediamo un po'. Se anche col fiore raro non ci segue. Raga, nemmeno col fiore raro. E con questo qui tipo va grate mezza mappa. A meno che non ci veda la fortuna che si incastra da qualche parte, ma come cavolo si addomestica questo? Vabbè, lasciamo stare, per niente fattibile. Che altro, ecco, cioè, è strano che comunque colpendolo con la scarica elettrica lui continui a scappare. Ok. Vabbè, particolare. Più che altro se non ci segue nemmeno col fiore raro, ma come cavolo lo ingabbiamo? Cioè, nemmeno con il grifone ce la facevamo a stargli dietro. Assurdo, veramente. Ma capì. Drop verde non ci interessa. Ci servirebbe soltanto un po' di linfa. La piattaforma è tipo da ste parti, eccote qui. Vediamo un po'. Ok, 5, meglio di niente. Giusto per evitare che desponi la pecorella, insomma, no? Allora, per quanto riguarda il miele, invece, basterebbe un alveare, ma proprio uno de numero. Ora vi faccio vedere che non se ne trova mezzo. E invece no, siamo stati abbastanza fortunati. Allora, vediamo un attimo. Metto anche i fiori là nello zero, non si sa mai che magari ce l'ha aperta. Ma che cavolo? Oh cavolo, ecco questo non dovrebbe succedere. E basta, su. Comportatevi bene. Cavolo, abbiamo killato pure l'ape gigante. Però ce n'è uno. Io un tentativo ce lo vorrei fare. Stava scherzando troppo tanto. Non ci credo! Ma come cavolo ho fatto? Cioè col rampino. Ma erano tipo 2 metri. Cioè 2 metri di salto. Seriamente. Allora, facciamo un attimo l'armatura e polimero organico. Ci abbiamo polimero organico.
Scusa, quello che abbiamo fatto prima. Ah, vero. Per il grifone. Peccato. No, perché ho detto, già che ci siamo, recuperiamo anche la petta. In teoria gli basta tipo un fiore raro. Però ci hanno tolto purtroppo un casino di vita. Vabbè che quelle lì, a differenza del giocatore singolo, sul server online sono molto più facili da trovare, perché col fatto che il server restarta, diciamo, fa il kill all al restart dei vari dino, no? Quindi ogni volta gli alveari, bene o male, dovrebbero essere tutti quanti con la petta dentro. Quindi si può anche recuperare un secondo momento, però. Ecco, mi sarebbe piaciuto recuperarla un attimo al volo. Per dire. Allora. Spero, per favore, tornare il Creopod. L'ape ora ormai chissà dove è finita. Vorrei provare a fare giusto l'ultimo tentativo. No, niente. Purtroppo come mi avvicino c'è da quel debuff delle api. No, non rompere le scatole. Anche se abbiamo il polimero, quindi in realtà si può fare anche a mimetica al volo, tipo. Vediamo un attimo. Ah, certo che se ci dai thread fibra e cespuglio, l'armatura mimetica la craftiamo tipo per il 2025. Gioco, per favore, un po' di fibra. Grazie. Allora, mimetica, mimetica. 1, 2, 3. 4 e 5, fantastico. Grande così. Allora, ottiene alveare. Ne avevo sentita anche un'altra, però, eh. Evidentemente mi sono sbagliato, però, perché non la sento più. Ma va a capire. Vabbè che troppi alveari è un casino mantenerli, però. Vabbè. In ogni caso, molto molto incasinato, però, il taming della petta ce lo siamo fatti. Che comunque lasciate fare, visto che il server è online, quindi il miele continua a farlo H24, non soltanto quando siamo online, quindi è fantastico. Ci siamo recuperati anche due pinguini. Mi piacerebbe vedere a un certo punto il pinguino alfa con l'imprinting quanto danno fa. In teoria non tantissimo, perché comunque anche se il mammut urlando c'ha la riduzione del danno sui dino, cioè nel senso gli diminuisce il danno che fanno. Comunque 89 è veramente poco. Quindi, ma la vedo critica. Allora, l'alveare ce lo piazziamo. Per il momento non lo so dove piazzarlo, sinceramente. Tipo qui, vicino alla roccia. Magari metterne più di uno da ste parti ci può anche sta. Allora, ecco a te il miele, per favore, fatelo basta per un po'. Poi per quanto riguarda la torta di verdure, torta di verdure, in teoria dovremmo avere tutto. Per favore, gioco di medesì. Facciamone tipo una, che purtroppo il puller è un po' antipatico. E ci possiamo prendere anche ape corella. Ora avevo vista. Ma dove cavolo vai? Ah, tu hai deciso che devi stare lì, ok. E visto che abbiamo questa qui, possiamo prendere anche quella cucciola. Va bellino.
Vediamo anche un attimo le bacche perché altrimenti è un disastro. La carne, diciamo, andrebbe messa un attimo nella mangiatoia che ovviamente è finita. Nemmeno a dirlo. Per quanto riguarda questi portoni in metallo, invece, li vorrei smantellare. E uno. Ah, ok, proprio così. Subito, subito. Non so quanta roba ci ha dato, spero abbastanza. E niente, raga. Per oggi è tutto, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!